medievale a 40 km da Roma, vediamo. È un piccolo comune della città metropolitana, una cinquantina di chilometri da Roma, sulla vecchia Salaria, sotto i Monti Lucretili. Ma quando dici Nerola, tutti dicono il mostro. Si tratta infatti di Ernesto Picchioni, un contadino che tra il 1944 e il 1947, in questa cascina al 47esimo chilometro della via Salaria, accoglieva dei passanti che poi ammazzava e nascondeva nel podere. Si parla di almeno 2 omicidi, ma forse anche una decina. Finì la sua carriera di assassino nel 1949 nel carcere di Civitavecchia e poi all'Elba, dove morì nel 1967. Ma a Nerola oggi di questa storia non ne vogliono parlare. Salve, buongiorno. Buongiorno. Allora, siamo a Nerola e non abbiamo visto tracce del mostro, però. No, Nerola non è un mostro. Nerola è bella gente, aria salubre e un olio prezioso e buonissimo. Qui non siamo nella Sabina Buona, però. Ma qui siamo al centro della Sabina Buona, siamo nel cuore della Sabina Romana. È qui che abbiamo il nostro olio DOP, il primo riconosciuto in Italia. E il castello però non è più del comune. Il castello non è più dal comune, purtroppo, ma anche fortunatamente, perché grazie a finanziamenti di privati che forse il comune non avrebbe mai potuto avere, abbiamo il castello. E noi possiamo vedere il castello, ma il mostro non c'è. Niente mostro, solo belle cose a Nerola. E va bene, allora andiamo a conoscere questo castello. Oggi è il castello l'attrattiva principale, costruito dagli Orsini. Nel XV secolo, rinforzato con dei torrioni, fu testimone silente della campagna dell'agro-romano per liberare Roma dall'occupazione di un contingente di garibaldini in lotta con le truppe pontificie. Nel 1939 passò al marchese Ferrari Frei. Oggi è un albergo, ma anche un luogo da visitare. Tra i tanti piccoli comuni del Lazio che stiamo girando, visitando e conoscendo, questo è un castello che vive, grazie naturalmente all'intervento dei privati. A proposito, a che punto è il finanziamento per salvare gli altri castelli del Lazio? Il finanziamento sta andando avanti, il progetto complessivamente di attuazione della legge sulle ville e dimore storiche è partito, è stata creata una rete regionale delle ville e dimore storiche, è stato fatto un bando scaduto qualche giorno fa per assegnare dei contributi e cominciare quindi a recuperare, ripristinare questi luoghi bellissimi e renderli soprattutto fruibili al pubblico. A Nerola, 1977 abitanti, il turismo è una voce importante per la sopravvivenza della comunità che ha sofferto e soffre di emigrazione, ma c'è anche chi ha scelto di venirci a vivere. Voi da Trastevere qui, ma perché? Dunque abbiamo preso questa decisione perché abbiamo avuto, insomma, volevamo lavorare con degli spazi maggiori e quindi questo è stato il primo input. Abbiamo trovato questa opportunità e l'abbiamo sviluppata qui a Nerola perché abbiamo avuto modo di rielaborare il nostro showroom qui, adesso lavorando online, abbiamo spostato tutta la nostra attività diciamo su internet e quindi questo ci ha consentito anche di essere fuori Roma. La vita costa meno, qui è tutto meno complicato. Assolutamente sì, la vita costa meno, è più tranquilla, la qualità della vita è migliore, i nostri ritmi sono rallentati. In un certo senso abbiamo molta più libertà perché svolgiamo la nostra attività nei tempi che decidiamo. Non le manca il caos di Trastevere? No, assolutamente, anche perché comunque per fornitori e appuntamenti di lavoro ci si va almeno 2-3 volte a settimana. E questo è il paese, è collegato molto bene perché c'è un treno. Insomma, non è pentito? No. Beh, questo sono 2 anni, no? Per adesso no. Tra poco.